Un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono da casa, ascoltatori e telespettatori. Ricordiamo che siamo in onda, in diretta, in 196 paesi al mondo. Tutte le comunità italiane all'estero ci seguono, soprattutto quello che avviene qui per Anime di Carta, questo festival incredibilmente figo, ma soprattutto, ecco, per la festa di San Valentino. Abbiamo un ospite speciale, lui è Pipoli, eccolo a voi, ve lo presento. Ciao, buonasera a tutti, innanzitutto è buon San Valentino, festa degli innamorati stasera, grazie Emanuela, e io sono sempre emozionato, mi emoziona tantissimo il fatto che tu mi intervisti, perché è una cosa molto molto bella, perché noi ci conosciamo da anni e sono felice di condividere con te questa serata, perché è una serata oltre al tema dell'amore, il tema dell'amicizia, perché anche il tema dell'amicizia è un sentimento e quindi... E viva l'amore anche nell'amicizia, perché è molto importante. Allora, io vi parlo della mia esperienza sanremese. Sono qui dopo Sanremo per una serie di interviste e poi anche di esibizioni qui nei locali di Roma. E quindi il dopo Sanremo. Dopo Sanremo, soddisfatto di questo dopo Sanremo, io ho partecipato alle finali nazionali di Casa Sanremo, la 70ª edizione. In giuria Francesco Baccini, mi sono divertito tantissimo. Il trionfo, il vero trionfo è stato vedere il pubblico intonare la mia canzone, adrenalina pura, Tormentone Ligure, e quindi è stata veramente un'emozione grande, questa è una vittoria per me. Sì. La facciamo sentire adesso così un attimino, sì, certo. Intonata. Sì. Adrenalina pura, sono un missile, un tornado, una forza della natura. Sono un missile, un tornado, una forza della natura. È troppo forte, guarda. Un carissimo amico, per me è un onore che sia venuto da Sanremo direttamente qui alla serata Anime di Carta per festeggiare San Valentino insieme a noi. Io ve lo lascio per qualche altro istante e poi chiudiamo questa diretta. Certo, grazie Emanuela, l'onore è tutto mio di stare qui con voi questa sera, una serata in musica qui al Bugi Club di Roma, e quindi emozionato sempre, perché poi tocca a me e ci divertiamo, perché sarò qui con un grande chitarrista e quindi ci divertiremo tanto. Io presenterò alcuni brani del mio album Adrenalina Pura, ma vi anticipo anche che ci sono i lavori in corso per il quarto album. Ci sono delle firme straordinarie di personaggi, di artisti, grandi collaboratori, e quindi tra questi ho la firma di Simone Alessio, che è un grande personaggio di Imperia, lo saluto, ciao Simone, e poi il giornalista amico Maurizio Lo Sorgio, e poi ancora il videomaker Andrea Picchiantano. Io vi saluto ragazzi, e poi anche Roberto, che saluto tantissimo, e all'opera anche lui. Ieri ci siamo divertiti tantissimo, Roberto Ciccioni, grande chitarrista. Io sono davvero felicissimo di condividere questo nuovo progetto con il mio pubblico, perché c'è una grande attesa, cara Manuela. L'album è prevista, l'uscita dell'album nel mese di giugno, quindi poi ci sarà una promozione di questo nuovo album. Non dico il titolo perché è presto, quindi non vi anticipo niente e vi riservo una grande sorpresa a tutti. Quindi venite sul mio profilo Facebook Giuseppe Pipoli e anche sulla mia pagina Mr. Pipoli. Invito tutto il pubblico, perché ci sono delle grandi novità, delle grandi sorprese. Ora non vi anticipo niente, ma ho menzionato alcuni nomi dei collaboratori del nuovo album. Bene, noi ringraziamo Pipoli, ringraziamo tutti gli artisti che sono venuti questa sera qui, noi andremo a presentarli durante tutta la serata. Vi auguriamo buon San Valentino. San Valentino da Mr. Pipoli. E da Anime di Carta. Da Anime di Carta, grande festival internazionale condotto da Emanuela, presentato da me, Emanuela Petroni, grande. Grazie caro. Beh, buon San Valentino. Buon San Valentino, festa dell'amore. Grandi amici a tutti voi. Buon San Valentino ancora qui dal Bugi Club.